Buonasera, benvenuti. Ci avviciniamo alle elezioni al martedì, quindi con Liberi Oltre abbiamo programmato tre contenuti. Il primo contenuto è andato in onda oggi, che è domenica, stiamo registrando, sono le 22.33 esattamente qui in Italia. Da voi che ore sono? Abbiamo cambiato l'ora anche noi, quindi sono... Ah, voi avete cambiato l'ora, sì. Oggi, abbiamo cambiato oggi. È vero, con una settimana di ritardo rispetto all'Italia. E stasera cerchiamo di fare con Alberto Bisin, Andrea Moro, Gianluca Clementi, che ringrazio per aver accettato l'invito, cerchiamo di parlare di una cosa di cui in queste elezioni non si parla mai, o almeno quello che arriva qui da noi in Italia è che l'economia, la parte economica del programma dei due candidati o è assente o è totalmente trascurata. Adesso cercheremo un pochino di capire se è veramente assente, se è colpevolmente trascurata, oppure se l'attualità internazionale, le preoccupazioni legate a queste elezioni hanno messo semplicemente in secondo piano quella parte economica. Faremo anche una breve descrizione, se siete d'accordo, delle condizioni dell'economia americana, che cresce, però ha accumulato e sta continuando ad accumulare un deficit significativo. Mi pare che i dati parlassero anche quest'anno di un deficit sopra il 6%, su GDP, che è un numero... Insomma, noi italiani ci siamo abituati, in realtà, a questi numeri. Certo, l'economia americana è estremamente più dinamica, più reattiva di quella italiana ed europea in generale, però questa politica di spending continua, probabilmente prima o poi dovrà essere corretta anche lì negli Stati Uniti. Allora, è vero che si parla poco dei programmi economici, della parte economica dei programmi, se ne parla poco perché gli stessi candidati stanno trascurando quell'aspetto? Chi comincia? Alberto. Posso cominciare io se vuoi? Vai Andrea. Ma secondo me se ne parla poco perché non c'è molto sul piatto, effettivamente. Ti dirò che sono andato anche per prepararmi un po', sono andato a vedere per capire meglio, no, anche per vedere al di là degli slogan che si sentono nei giornali, degli articoli che si leggono, per vedere effettivamente cosa hanno proposto. E nel sito della Harris c'è un elenco di cose effettivamente, che poi magari di cui poi ci soffermiamo magari sui dettagli. Sul sito di Trump è una specie di bullet point slogan, quindi molto meno. Quindi effettivamente non c'è granché. E poi, se giusto per magari per finire anche solo velocemente, se vai a vedere i contenuti, ti rendi conto che anche lì sono un po' delle proposte un po' buttate là per attirare una certa fetta di elettorato, ma non c'è una visione su dove deve andare questo paese dal punto di vista economico. Nessuno dei due candidati. Ci sono degli slogan anche lì, diciamo, magari un po' declinati un po' più precisamente su certe proposte di modifica di certi tassi sulle imposte o crediti di imposta e così, però manca un po' una visione, ecco. Questo un po'. Poi possiamo approfondire magari sui dettagli. Sì, dopo magari qualche dettaglio, ma la mia domanda, cioè la domanda che mi pongo è stiamo vivendo una situazione così polarizzata che l'economia, diciamo, che passa in secondo piano, oppure i due candidati e il loro staff non hanno la visione, non hanno idea di che cosa proporre? Perché mi pare che c'è una fortissima polarizzazione sulle figure personali, no? Come c'era con Trump contro Biden, il vecchietto, qualche mese fa, poi Trump che ha dovuto rivedere un pochettino la sua comunicazione, sempre molto grossolana, devo dire. Non hanno una visione al di là dello slogan MAGA, no? Manca la proposta economica di Trump o semplicemente non la vediamo? Cioè, cosa ci dovremmo aspettare eventualmente da una elezione di Donald Trump? Ma, bella domanda. Beh, qualcun altro magari. Ma secondo me c'è una sorta di biforcazione tra quella che è la campagna di cui siamo testimoni, che viene modulata su temi populisti, e quindi non essenzialmente i candidati, nessuno dei due candidati ha nessuna voglia di mettersi a parlare di dettagli importanti di politica economica.
E poi dopo dietro c'è entrambi i partiti hanno, i troppi gruppi hanno un retroterra più o meno pseudoculturale, chiamiamo così, cioè fondazioni, think tank, che nel frattempo, no, degli anni hanno elaborato i loro programmi, e poi si prevede che una volta chiunque vinca le elezioni, poi dopo un gruppo, l'altro gruppo, poi prendono dei posti importanti nell'amministrazione, e quindi a quel punto lì le loro visioni in principio potrebbero manifestarsi. Questo è un discorso. L'altro discorso ha a che fare col fatto, secondo me, che ci sono, secondo me, delle bandiere. Questo è una, mi sono scontrato con sia con, con Andrea, con Alberto in recente passato. Secondo me ci sono delle piattaforme fondamentali dove in realtà la vedono in maniera molto simile i due candidati. Per esempio, alla politica del commercio internazionale. Mm-hmm. Questo sta facendo, è chiaramente un argomento che sta facendo banco. Entrambi i partiti sono adesso sfacciatamente contro un'ulteriore espansione del commercio internazionale, anzi, entrambi fanno a gara chi propone più tariffe sulle importazioni, e quindi lì sicuramente vanno d'accordo. Quindi chiunque vinca, da quel punto di vista lì ci dobbiamo aspettare più tariffe, più dazi e meno commercio, secondo me. E poi dove invece potrebbero differire notevolmente, secondo me, è la politica fiscale, nel senso che, come diceva Costantino, gli Stati Uniti hanno questo problema enorme, secondo me, di un deficit che ormai è fuori controllo, che non è dovuto diciamo operazioni una tantum, sì, ma è un deficit. Gianluca, in valore assoluto, controllavo, siamo a 2 trillion, cioè una cosa enorme, veramente enorme, anche in valore assoluto, non soltanto come in valore relativo rispetto al GDP. Esatto, e poi in passato, cioè gli Stati Uniti hanno, soprattutto nel XX secolo, avevano una legge ferrea che nei periodi di guerra si fa deficit e non si bada a spese, poi dopo si riassorbe. E invece negli ultimi 20 anni, che chiaramente c'è stato un grosso sforzo bellico quando c'era la guerra in Afghanistan, però non c'è stato alcun tentativo di rientrare, anzi durante il Covid c'è stata un'espansione enorme della spesa, e Biden, durante l'amministrazione Biden ci sono state 2 leggi che hanno speso cifre inenarrabili, essenzialmente. Quindi, come diceva Costantino, sono assolutamente d'accordo, c'è questo problema dove chiaramente i due candidati fanno di tutto piuttosto che pensare a una proposta di come risolvere il problema. Anzi, secondo me Trump, in qualche modo più o meno velato, sta pensando a ulteriori tagli delle imposte, soprattutto alle imprese. E d'altro canto, Kamala Harris sta proponendo in diversa maniera ulteriori spese, soprattutto ulteriori spese sociali. Quindi sì. Quindi non si parla di questo tema perché non è abbastanza divisivo fra i due candidati. Beh, un po' lo è. Cioè, un po' effettivamente le differenze ci sono nelle proposte di politica. Nelle proposte di fiscal policy, sì. Per esempio, giusto per andare su un dettaglio, Trump ha proposto, perché ho visto che le ho guardate, la proposta di Trump è ridurre la corporate tax da 21 a 15%, mentre Kamala vorrebbe riaumentarla da 21 a 28%, mentre prima Trump l'aveva già ridotta dal 35% al 21 attuale, per esempio. E poi c'è la questione della tassa sul reddito, che Trump aveva ridotto delle imposte soprattutto sugli scaglioni più alti, e però questa riduzione, diciamo, scade nel 2025. E quindi vorrebbe prorogarla. Però parliamo di, se non ricordo male, era una riduzione di un paio di punti percentuali che colpisce redditi sopra il 500.000 circa, insomma, giusto per... Quindi, insomma, io la vedo poca cosa questa cosa qua. Magari Kamala vuole aumentare quell'aliquota, non lo so, però, insomma... Poi ci sono cose abbastanza ridicole, tipo entrambi hanno proposto la detassazione delle mance. Cioè, queste cose qua,
che non si capisce nemmeno, cioè ci facevano tutti pagare in mance sugli studenti. Cioè, è girata questa proposta nel dipartimento. Ecco, posso dire che hanno copiato dall'ultima campagna elettorale italiana in cui questa cosa si è... noi italiani stiamo esportando modelli di fiscal policies che sono meravigliosi. Prende l'idea del dibattito. No, sulle tariffe invece forse un po' giusto per... Cioè Gianluca ha detto che entrambi vogliono aumentare. Secondo me, cioè, soprattutto Trump che vuole aumentarle. I democratici, Biden, diciamo, non le hanno riportate al punto di prima. Secondo me Trump vuole aumentarle tutte, su tutti i prodotti, mentre forse i democratici vogliono fare una cosa un po' più targeted, ma con una specie di politica industriale basata sulle tariffe. Però, scusa Andrea, dimmi. Cioè, no, non sono d'accordo, cioè, sul fatto che, cioè, Biden ha aumentato le tariffe, ha tenuto tutte quelle che ha messo, e ne ha aggiunte delle altre. Le ha aggiunte le altre, soprattutto sui semiconduttori, che è un po' la sua pallino, è stato. Sì, sì. Lo scorso maggio ha annunciato tutto un sistema di ulteriori tariffe. Sì, però diciamo del dibattito a me pare di notare dei distinguo, insomma, di aumentarle su certe industrie, mentre invece per Trump, siccome la sua campagna di tutto sommato è basata sulla paura dello straniero, fa parte della retorica, insomma, di Trump. Però posso dire... No, insomma, vabbè, magari poi i dettagli sono... Magari hai ragione, sì, hai ragione tu sulla sostanza. Secondo me, io sono d'accordo con Gianluca che, diciamo, e anche Costantino, cioè si parla poco di economia, abbastanza perché... intanto perché si parla di altro, perché Trump... come dire, ha giocato questa campagna, è stata completamente governata da Trump, cioè la campagna è una campagna dove Trump dice una cosa orribile e quegli altri dicono guardate che orribile, okay? ed è un continuo, ogni giorno ne dice una più grossa e ogni giorno quegli altri giocano la campagna dicendo guardate cosa ha detto Trump, no? Per cui e Trump non è certo uno che va nei dettagli dell'economia, non capisce, non gli interessa, quindi quello, però da un punto di vista proprio generale, secondo me, di politica economica, quello che sta succedendo è, questo è una di quelle fasi in cui questo paese è fondamentalmente isolazionista. La differenza, ha ragione Andrea, c'è una differenza fondamentale nel modo in cui queste cose sono proposte, queste politiche economiche sono proposte, però la sostanza non è molto diversa, cioè Trump è convinto per la sua audience, dire teniamo fuori gli immigrati e facciamogli del male, teniamo fuori i beni cinesi e tassiamoli in ira di Dio, lui su questo guadagna. I democratici sono un pochino più sottili, per cui gli immigrati uguale, li tengono fuori uguale, solo che, come dire, non dicono picchiamo i bambini. E sulla Cina uguale, cioè tengono fuori tutto quanto ma non dicono guardate che stiamo massacrando tutti quanti, no? Si tengono, sono un attimo più sottili perché hanno comunque tutta una quantità, una parte dell'audience, i democratici, che un minimo, come dire, comprende queste cose, ha una posizione un pochino più, no? Più centrale, centrista, no? Come noi. Secondo me questo qui è il punto fondamentale, però appunto Biden ha fatto una politica sia sull'immigrazione che sui dazi molto simile a quella di Trump, con meno cattiveria, con meno violenza e con meno apertura, no? Molto meno, in modo un pochino più nascosto, però sì. L'altra differenza, che sembra invece secondo me proprio assolutamente speculare, cioè i democratici vogliono è ritornata la politica industriale ovunque, cioè una volta, no, per la nostra generazione la politica industriale è una parolaccia, ormai è ritornata e la gente dice politica industriale, no, questa volta la facciamo bene, facciamo politica industriale. Questo è quello che i democratici vogliono e dicono apertamente, perché il popolo democratico vuole la politica industriale. I repubblicani questo lo nascondono, però probabilmente anche loro stanno lì, cioè probabilmente tutto questo movimento di Musk eccetera va lì, insomma, va su una politica industriale che interessa a te, che interessa a una parte del mondo repubblicano americano, no? Per cui io, cioè, penso che
sono tante cose. Si parla poco di economia perché alla fine sono tutti d'accordo nella filosofia generale. Nei dettagli, no, c'è un pochino più di retorica diversa. Alcuni dicono picchiamo i bambini, gli altri dicono diamo i soldi alle imprese buone. Però alla fine picchiano tutti i bambini e danno tutti i soldi alle imprese che ritengono buone, non credo. Quanto è cambiata l'America rispetto a quella che pensavo di conoscere qualche anno fa? Mi sembra, cioè, isolazionista, politica industriale, dazi, chiusura al commercio mondiale. E poi voglio chiedere, perché ne ho parlato tante volte con Michele, volevo sentire anche la vostra opinione, questa paura della Cina che è antecedente al posizionamento della Cina rispetto alla politica internazionale di oggi, quella che... di cui tanto trattiamo su rapporti con la Russia. Quanto è cambiata l'America e perché è cambiata così tanto, se è cambiata? È cambiata l'America, è cambiato il mondo. La Cina fa più paura perché fa più paura. L'isolazionismo, vabbè, l'America ha sempre avuto fasi, no? Cicli di isolazionismo ed apertura. C'è stato lo shock, China shock, economico, non solo... no? Che ha avuto degli effetti oggettivamente reali e rilevanti negli Stati Uniti e quindi è nel mondo intero. Ed è abbastanza ragionevole che, come dire, mancando politiche economiche intelligenti, ragionevoli, che sono difficili da proporre da un punto di vista politico, questo tipo di shock da sempre genera isolazionismo. A me, no, è chiaro, c'è tutta una parte di... E poi siamo anche in una fase di non solo di Cina, ma di transizione proprio generale, no? Non lo so, dall'industria al terziario ai servizi, immagino, siamo ancora lì, per cui, cioè, le industrie chiudono, insomma, tutte queste fasi qua sono fasi che portano verso, non dovrebbero, sarebbe meglio non succedesse, ma portano verso isolazionismo, no? Non è strano che l'America sia qui, cioè è cambiato veramente il mondo intorno negli ultimi 20 anni, quindi... il paese reagisce a queste cose qua, mi sembra, no? Sì, sono d'accordo, però vorrei aggiungere, con riferimento soprattutto al China shock, no? Che ormai è diventata la terminologia standard in economia per definire l'effetto che l'apertura dei commerci con la Cina ha provocato sul tessuto industriale americano, soprattutto a partire dall'entrata della Cina nel WTO nel 2001. E, cioè, di recente sono andato a guardarmi, dal 1962 il governo federale ha un programma che si chiama Trade Adjustment Administration ed era stato creato a quel momento appunto per cercare di lenire, diciamo, gli effetti negativi dell'apertura al commercio estero su determinate realtà locali. No, quindi in principio, secondo questo programma federale, se uno stabilimento viene chiuso a causa e viene stabilito da qualcuno che a causa del commercio estero, c'è tutta una serie di benefici stabiliti dal governo federale a cui i lavoratori che perdono il lavoro hanno diritto. Allora, questo programma federale dal 2022 non viene finanziato, per darti un'idea. Cioè, il congresso dal metà del 2022 non ha finanziato. Quindi il programma non ha un dollaro da spendere ed è certamente chiuso. Cioè, per spiegare meglio, Gianluca, questi benefici includono anche la riqualificazione dei lavoratori, che nell'ottica di apertura al commercio è quello che proprio vuoi per evitare. Esatto, grande. Però questo dà un'idea dell'attenzione che è stata posta a livello politico altissimo al problema. Cioè, è chiaro che ormai il problema l'abbiamo capito da tempo e poi dopo non ci proviamo neanche. Adesso, può darsi che poi non ci si riesca perché comunque la riqualificazione non è facile, cioè non è una cosa ovvia, però cioè, non ci proviamo neanche, veramente, cioè, è ovvio che non andiamo da nessuna parte. Quindi questo soprattutto dal punto di vista del Partito Democratico mi ha sempre fatto pensare a delle scelte miopi, di una miopia estrema, onestamente. Cioè, sì. Sono d'accordo, sì. Posso dire aggiungere una cosa, uno spunto, perché vorrei sapere cosa ne pensate voi tutti e tre. Vorrei sapere, intanto
non so quanto ci sia, diciamo, feedback fra, diciamo, il dibattito intellettuale e quello politico o viceversa, però mi pare di notare una certa consapevolezza negli ultimi, diciamo, 10 anni, forse di più, che, diciamo, il dibattito, dico, quello intellettuale fra gli economisti, è una consapevolezza, una maggiore consapevolezza che politiche che sono pareto ottimali hanno delle conseguenze redistributive importanti. E quindi quello che si dava per scontato 20 anni fa, insomma, cioè l'apertura al commercio era una cosa buona, era abbastanza ovvio. Adesso, secondo me, la gente ci pensa un po' sopra. Parlo di economisti. Non so bene se sia una conseguenza dell'aumento delle disuguaglianze e così via, o se sia così. Cioè, non so bene quale sia la causa e l'effetto, però sicuramente anche nel dibattito, diciamo, fra gli esperti, cioè, un po' collegandomi poi anche appunto a quello che diceva Gianluca, cioè questo, ci sono gli strumenti di policy per intervenire, no? Per garantire che una politica che fa bene in media non faccia del male a qualcuno, o almeno per tentare, insomma, però nessuno ha mai stressato, come diceva Gianluca, nessuno ha mai stressato queste cose, addirittura non sapevo neanche che fosse stata completamente definanziata, ma insomma, ecco, insomma, volevo sapere un po' cosa ne pensavate di questo. Cioè, secondo me, diciamo, gli economisti hanno sempre avuto troppa poca interesse a questa questione della redistribuzione, no? Cioè, questa cosa Pareto optimality, l'ottimalità paretiana, no? Che è quello che dice Andrea, che cioè politiche che in principio favoriscono tutti, se fossimo in grado di fare dei trasferimenti da chi ci perde a chi guadagna. Quindi sono politiche che permettono a tutti di guadagnare, ma dopo dei trasferimenti, no? Nel caso del commercio estero, quello che diceva Gianluca, no? Cioè, commercio estero, cosa fantastica, ci guadagniamo tutti, però c'è un gruppo che ci perde, bisogna in qualche modo aiutare quelli, perché sennò quelli. E c'è spazio per farlo, i guadagni del commercio in principio sono sufficienti per compensare e aiutare chi ha perso dal commercio, ma non si fa. E secondo me gli economisti questo sono sempre stati un pochino, come dire, hanno sempre guardato a Pareto ottimalità, cioè hanno sempre cercato politiche che fanno in principio fanno guadagnare tutti, ma poi dopo i trasferimenti verranno e toccano alla politica e non ci si pensa. Io credo che questo sia una cosa, che sia ancora così, forse hai ragione che ci guardiamo un po' di più, però è ancora così, cioè a queste cose tendenzialmente gli economisti lo fanno meno. E forse, non lo so, forse anche è una delle ragioni per cui su China Shock io credo che sia così, cioè ad esempio, credo che questa, cioè, è vero che la politica l'ha definanziato, ma è anche vero che gli economisti hanno detto meraviglia, la globalizzazione è una meraviglia. È possibile che a un certo punto di vista sia il pubblico e di conseguenza anche la politica, questa siano delle ragioni per cui gli economisti stanno andando un po' fuori moda, no? Soprattutto a sinistra, cioè io l'abbiamo notato varie volte, questa cosa di quando uno guarda, appunto come diceva Gianluca, a quelle think tank, quei gruppi che stanno dietro il Partito Democratico, in questo caso di Kamala Harris, no? Questi gruppi che prenderanno in mano la politica economica, varie politiche, ma anche la politica economica in caso vincesse Kamala, non c'è un diavolo di economista, sono tutti lawyers, non ce n'è uno, veramente, letteralmente non c'è un economista, no? Non si fidano, ci prendono per gente di destra, insomma. Che magari è anche vero, però sono sempre stati abili i democratici a giocarsi, come dire, no, la destra degli economisti, invece no, cioè in un certo punto di vista mi sembra hanno dato proprio forfè, hanno detto vabbè, con questi non ci si può più parlare. Ovviamente io penso che abbiano torto, però c'è un che in questa cosa qua, cioè c'è un che. Abbiamo una tendenza a non preoccuparci troppo della redistribuzione, e quando c'è redistribuzione gli economisti hanno la tendenza di dire guardate che lo state facendo in modo molto inefficiente, giustamente, cioè lo fanno in modo molto inefficiente, cioè abbiamo ragione, però voglio dire, lo fanno in modo molto inefficiente, tutta questa tassazione terrificante, bruttissima, blocca tutto, blocca il lavoro, blocca un mucchio di roba, è vero, cioè, è oggettivamente vero, la spesa pubblica poi, no, è spesa male, però la spesa pubblica è un problema, gli economisti sono lì a dire che la spesa pubblica è un problema, lo è,
no? Però, insomma, presa pubblica è il modo in cui questa politica fa redistribuzione a modo suo, no? Per cui, fatta male, sì, però, insomma. Quindi io credo che forse ha ragione Andrea, che c'è un pochino più da parte nostra di questa cosa qua, c'è un pochino più anche una sensazione, un interesse alla political economy, alla politica economica nel senso di come le politiche economiche vengono scelte e quali politiche economiche vengono determinate nell'azione politica, no? Quindi c'è un pochino più comprensione del fatto che ci sono cose che non si possono fare perché non sono politicamente fattibili. Ma non è che il processo è inverso, cioè, ovvero i tempi della politica negli Stati Uniti, così come erano in Europa, sono cambiati. Portare nel dibattito ipotesi di political economy, diciamo così, razionali e quindi complesse, paga poco in termini di tempo e di possibilità di consenso. Per questo vedo tanti lori, anche qui, l'economia è totalmente messa da parte, mentre abbondano i avvocati, avvocatuncoli e azzeccagarbugli. Credo che sia perché la razionalità non paga. Cioè, ipotizzare, adesso cito per esempio il dibattito infinito e totalmente inutile che è durato anni qui da noi in Italia, lo cito perché tra l'altro ne ho parlato tante volte e il pubblico lo conosce. Tre anni a parlare di design della tassazione sulle persone fisiche, no? La grande riforma delle imposte sulle persone fisiche, con dibattiti, con anche un lavoro quasi certosino fatto in commissione. E poi quel lavoro di tre anni gettato al mare perché l'ipotesi di riforma, che richiedeva complessità, tempo per l'attuazione, delega fiscale, la rava e la fava, era troppo difficile da spiegare al pubblico. E allora che cosa ha fatto la politica? Ha preso l'unica parte che non serviva, ovvero quella più semplice, il taglio di una aliquota su quattro, fatta la riforma fiscale. Allora, a me sembra che i tempi della politica siano troppo rapidi per consentire alla razionalità economica di toccare palla. Così restiamo anche in ambito calcistico. Io così lo leggo. E forse non c'è eccezione fra quello che succede in USA e quello che succede qui in Unione Europea, forse. Io non so se, cioè, questo è chiaramente, voglio dire, la politica economica seria e razionale è sempre complicata, è sempre complessa, lo è sempre stata. Io credo che adesso sia difficile, cioè questo è un momento in cui diciamo, il populismo stravince e ovviamente in questo contesto è più difficile perché le proposte populiste vanno direttamente al... No, a colpire l'emozione delle persone. Però io credo che il meccanismo, ho sempre pensato questo, non so bene argomentarlo, ma io ho l'impressione che anche il populismo sia in parte una conseguenza del fatto che non ci sono idee nuove. Cioè, fondamentalmente oggi stare a sinistra, la sinistra, non la sinistra marxista, no, la sinistra democratica, in America, in Italia, ovunque, è una forma di spesa di politiche keynesiane old style che onestamente non sono nuove, non funzionano, lo sappiamo già, cioè non va bene, non c'è niente, non c'è un'idea nuova di cosa vuole dire, no? E anche a destra quelle forme diciamo di liberismo, quello che in Italia, no, viene definito ordoliberismo, quelle robe lì, alla fine avevano un pochino questo, mi sembra, il difetto che dicevo prima, cioè funzionano ma ci sono dei perdenti e non abbiamo saputo compensarli. E quindi hanno avuto anche quelle, hanno avuto, cioè quella destra più razionale che proponeva politiche più razionali,
diciamo, di mercati è un pochino, come dire, ha fallito anche quella, cioè almeno nella mente della gente ha fallito. E a sto punto qua non c'è più niente, cioè la sinistra non ha idee, la destra non ha idee, e quindi si finisce per proporre meraviglie facili, cioè si finisce per dire tutti quelli che ci hanno governato non hanno capito niente, lasciate fare a me, tassiamo gli stranieri da una parte o facciamo politica industriale da quell'altra, cioè roba che non ha senso, che non ha senso economico, ma non Alberto, quando accenni alla politica industriale nei programmi dei due candidati, stai parlando di command economy? Sì, sto parlando di... devo dire, io conosco meno, non, ammetto che non sono andato a guardare i programmi oggi come ha fatto Andrea, magari lo sa meglio lui. Io non sono sicuro che sia politica economica nei programmi, quello che so è che se ne parla continuamente nel diciamo, la discussione intellettuale sta lì. Geo-economics, cioè tutta questa idea che dobbiamo aiutare quelle industrie che ci servono per appunto i semiconduttori, o tech dobbiamo aiutare, o dobbiamo fermare tech perché abbiamo paura di AI, tutte queste cose qua sono ritornate di moda, se ne parla in continuazione. Quanto siano nei programmi, onestamente non ho dubbi che siano dietro Musk, cioè certamente lui ha in mente protezione per fermare protezione, aiuti all'industria tecnologica americana e protezione contro questo, non c'è dubbio, ma io non dubito che i democratici pensino lo stesso in qualche modo e forma, magari non aiutando Musk, aiutando qualcun altro, ma mi sembra, adesso non so, sentiamo cosa dicono anche Gianluca e Andrea, ma io ho questa sensazione che la politica industriale non è più una roba brutta, se ne parla e ne parla gente seria, cioè non ne parla solo, evitiamo i nomi, no? Quelli ne parlano anche persone serie e solide che pensano, che dicono vabbè, ma è venuto il momento di ripensarci, ha ragione o torto, però se ne parla, sono ritornate, mi sembra che siano ritornate al centro della discussione, no? Non vi sembra? Come? Certamente, ma c'è... Guardando a quello che ha fatto Biden, no? Piuttosto che ai programmi di Kamala, no? Per questioni istituzionali, il fatto che non avesse una maggioranza notevole al Senato, in realtà aveva due cartucce da sparare, no? Perché questo è il sistema americano. Aveva due cartucce, quindi aveva due leggi fondamentali da fare, e una perlomeno è stato questo Inflation Reduction Act, cioè, e l'altra questa CHIP. Cioè, ha buttato esattamente entrambi finanziamenti a pioggia un po' dappertutto, no? Soprattutto il programma dei semiconduttori è stata una cosa... Io l'ho fatto vedere agli studenti per farmi due risate, agli studenti MBA, perché sembrava proprio fatto col bilancino. Tu prendi la cartina geografica degli Stati Uniti e poi vai a vedere dove sono stati spesi i soldi. È un lavoro certosino fatto proprio in cantina, dai aides dei vari senatori, in modo tale che chiunque si prenda qua un po' di briciole, chi è bricioline, chi è briciolone, impressionante. E lo Stato di New York, visto che lo speaker del Senato è di New York, ha preso, sorpresa, si è preso molti più soldi degli altri. Cioè, si sono inventati questi nuovi centri di semiconduttori, dove certamente non c'è assolutamente niente, la tabula rasa, e loro hanno buttato tutti questi soldi. Proprio una cosa quasi che richiama la cassa del mezzogiorno, in qualche modo, no? Cioè, veramente, è abbacinante la cosa. E secondo me, cioè, lì, appunto, tornando a quello che diceva Costantino, perché? Perché c'era un'alternativa, non c'era la possibilità di fare le cose in un altro modo. Perché appunto la possibilità di far passare, tanto hanno fatto passare comunque diciamo in maniera irruenta nel congresso, potevano far passare quella come qualsiasi altra cosa, però hanno deciso di andare con quella cosa lì, evidentemente avranno fatto dei calcoli politici e hanno pensato che dal punto di vista politico andasse meglio così, non lo so. L'altra considerazione, così, forse lascia il tempo che trova, però vale la pena farla, che fa un po' riferimento a quello che diceva Alberto. Cioè, Biden ha scelto dalla gente a supporto di politica
della politica economica, che onestamente fa un po', non raccapriccio, però insomma c'è. Il Council Economic Advisor l'ha dato in mano a un signore che, poveretto, avrà anche delle buone intenzioni, però non è assolutamente in grado. C'era una studentessa nostra che ha fatto adesso non vorrei metterla in difficoltà, ha fatto un anno come research assistant al Council, e quando è tornata le ho detto: perché non fai un seminario che ci dici com'era il colloquio, no, com'era la conversazione dentro il Council Economic Advisor? E lei fa: ma in realtà si parla poco di economia. Ha detto, questi qui entravano con i fascicoli, che erano le politiche che volevano mettere in azione, poi dopo comunque cercavano una sorta di narrativa a supporto di quelle politiche che volevano pensare. Non so, Andrea, cosa dici tu? Allora, sui finanziamenti a pioggia, purtroppo il problema grosso è il funzionamento del Senato, ma è un problema che è sempre esistito da secoli. Cioè il Senato per come funziona, se non hai la maggioranza di 60 voti non combini niente. Ogni volta che c'è un'importante riforma legislativa deve passare per il Senato, e ci sarà sempre all'ultimo minuto un emendamento, una cosa che accontenta qualche Stato o qualcun altro. Quindi questo è uno dei tanti problemi costituzionali che ha gli Stati Uniti, secondo me. Vabbè, qui potrei aprire un discorso che va... Scusa, spiega a cosa è dovuto, perché il Senato è così dysfunctional da quel punto di vista, che è importante, mi sembra. Perché se non hai la maggioranza di 60 voti puoi fare ostruzionismo, e quindi ogni senatore può fare ostruzionismo, la maggioranza non c'è quasi mai di 60 voti, e quindi qualsiasi senatore, anche di uno stato piccolissimo, può fare ostruzionismo per avere delle... Una cosa abbastanza divertente, se uno va a vedersi la storia di come è passato Obamacare, per esempio, è che all'ultimo minuto, la notte prima, hanno passato un emendamento che trasferiva soldi a un certo stato, che non c'entrava niente con la sanità, ma l'hanno messo dentro alla legge. Insomma, infatti Obamacare è una legge notoriamente, non so, sarà lunga 2000 pagine, appunto, anche per queste cose. Scusa, una cosa solo. C'è anche un bellissimo film sulla storia di come tanti, bellissimo, non lo so, ma insomma interessantissimo, di anni fa, sulla storia di come Lincoln ha fatto passare l'abrogazione della schiavitù, strepitoso, dove ha comprato tre senatori all'ultimo minuto, letteralmente comprato tre senatori all'ultimo minuto, per la stessa ragione. Ma sì, magari adesso l'acquisto, cioè la bustarella del senatore magari non c'è, però... No, comprato in quel senso lì, comprato, certo. Ma secondo me allora c'era anche quello, sicuramente. Comprato attraverso, certo. Ti dirò che se ti leggi la famosa biografia di Lyndon Johnson, di queste cose qua, c'erano letteralmente trasferimenti monetari. Va bene, lasciamo stare. Però sul fatto che gli economisti contino meno, secondo me mi collego un po' al discorso sui tempi rapidi di cui parlava Costantino, cioè contiamo meno perché non ci sono idee nella politica, ma non ci sono neanche negli economisti, temo, cioè in realtà dicevo prima, no, del dibattito intellettuale, no? Se tu guardi il numero di paper che adesso parlano di disuguaglianza, ce ne sono un casino. Cioè, vuol dire, rispetto a 20 anni fa, adesso si parla molto di disuguaglianza, sulle conseguenze, sulla distribuzione, eccetera, no? Quindi non è che non se ne parli, però prima di arrivare a un consenso, cioè, secondo me, una disciplina come la nostra ci vogliono anni, insomma, non è che ma semmai si arriverà, per carità. C'è una tendenza, come diceva Alberto, a non parlare tanto di redistribuzione, perché tradizionalmente per un economista quello è... Lo sceglie la politica della distribuzione. Noi vi diciamo qual è la cosa ottima da fare, poi redistribuite in modo da accontentare tutti. E quindi come redistribuire e quanto è di fatto giustamente anche una scelta politica. Però, diciamo, secondo me la conseguenza che si è acquisita è che queste politiche ottime che necessitavano di redistribuzione, ci siamo resi conto che questa redistribuzione non si è mai stata fatta, no? E quindi adesso ci poniamo anche noi il problema: ma come vogliamo farla? Cioè, come vogliamo realizzare queste politiche ottime se non si fa? Qualcuno dice a sto punto non è più ottimo. Qualcuno effettivamente dice: vabbè, free trade, ma pensiamoci sopra, perché questo porta a disuguaglianze, porta a social unrest e così via. Però, insomma, è un dibattito che richiede anni.
secondo me, quello intellettuale, quello politico, boh, purtroppo ha bisogno di tempi più rapidi, certo. Cioè, sono d'accordo, quando dicevo che non ci sono idee, non intendevo che non ci sono idee politiche, non ci sono idee economiche, cioè non, sì, sì. Non c'è una cosa facile, semplice, cioè magari complicatissima, ma che riesce a spiegare in modo semplice, che possa avere, no, la... Sì, forse c'è anche un difetto poi di comunicazione, nel senso che è vero che si tende a cercare la scappatoia normativa, legale, no? Quindi comandano più i giuristi degli economisti in queste stanze dei bottoni. Però io non saprei, perché effettivamente se tu, tornando un po' ai siti, alle proposte, vedi queste cose qua, per esempio una delle cose di Kamala Harris è su come conteniamo l'inflazione, bisogna mettere delle penalty sul price gouging, non so neanche come chiamarlo in italiano. Quindi mettiamo delle regolette, insomma, che impediscano di scegliere il prezzo. Oppure ancora molto simile, magari meno drammatico, ma i rent controls, no? Cioè c'è un problema effettivo di scarsità di housing, di abitazioni. Invece di intervenire sull'offerta, introduci, no, un controllo sui prezzi degli prezzo affitti. Controllato, sì. Certo. Lì, insomma, non credo che sia grosso disagreement fra gli economisti su queste cose. Beh, speriamolo, non è detto, però. Insomma, diciamo, sto parlando del 95%, insomma, cioè lì devi intervenire sull'offerta, c'è poco da fare. Intervenire sull'offerta vuol dire andare un po' a toccare le case di chi... Però vedi, anche lì che cosa è più efficace da un punto di vista di generazione, di conquista di consenso fra l'intervento sull'offerta e un cap ai prezzi o un prezzo controllato? Cioè, tutte cose che vediamo anche qui, che abbiamo visto anche qui, anche nei decenni passati, da un punto di vista dell'offerta politica è molto più semplice prendere la scorciatoia del controllo dei prezzi. Io, la mia sensazione, ma una sensazione maturata negli ultimi forse decenni e mezzo, è che dipenda molto dalla comunicazione politica, dalla comunicazione politica efficace e rapida. Però Costantino, questo secondo me è su alcune dimensioni, questa è una cosa classica che è proprio nel problema. Cioè, tu chiedi a chiunque che non faccia l'economista, che non sia troppo ricco, e rent control è una cosa che è una meraviglia, ok? Piace a tutti, cioè è una di queste politiche che oggettivamente piace a tutti. E anche forme di protezionismo sono queste politiche che piacciono a tutti. Cioè lì è il ruolo dell'economista, è quello di dire no ragazzi, state attenti, questa è veramente una schifezza, sia sulle tariffe che sul rent control. Però lì quelle sono delle cose su cui puoi fare una battaglia, ma è una battaglia di molto 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 difficile da vincere. Cioè alla gente rent control piace, ok? Ora c'è stato un momento in cui ad esempio sulle abitazioni si diceva costruiamo case popolari, quella roba lì finisce, diciamo, da sinistra viene limitata per due ragioni. La prima è gli ambientalisti che comunque no, lamentano l'espansione del cemento, è una cosa che non piace, perché insomma queste case le devi fare da qualche parte, è ok. Quindi c'è una questione. La seconda questione è che anche lì, però, queste cose, no, è la political economy che deve entrare nell'economia. Abbiamo imparato che le case popolari sono uno delle dimensioni dove la politica è più corrotta, sempre e comunque uno. Certo. No? Per cui tu l'idea di, se tu oggi mi dici a New York dobbiamo costruire case popolari, è la cosa giusta, sono contento, è giusto, però no, perché no. Le nuove case, tutte quando no, c'era, adesso io non mi ricordo, ma c'era tutta questa regolamentazione a New York sulle case nuove che dovevano avere una parte a rent stabilized, eccetera. New York, Di Blasio le date agli amici giornalisti, eccetera, no? E ai suoi amici. Erano poca roba, però insomma,
quello lì è oggettivamente un modo in cui la politica è corrotta, la politica, la sinistra tradizionalmente ha controllato i voti attraverso le case popolari, cioè c'è tutta una questione, no? Per cui sì, certo, ci mancherebbe, il controllo dei prezzi è una roba orrenda, inefficiente dal punto di vista economico, però quella lì è una battaglia difficile, cioè è una di quelle cose dove tu dici bisogna entrare nel dettaglio, perché cioè, hanno riso tutti di questa cosa di Kamala che propone di dare soldi per l'acquisto della prima casa. Ovviamente abbiamo riso tutti, il problema è l'offerta, tu dai i soldi alla domanda, aumenta il prezzo e non si risolve niente. Cioè, posso dire una cosa a difesa? Se posso, questa cosa qua, cioè, sinceramente, questa reazione mi è stata sproporzionata, perché sinceramente non è che li dà a tutti questi 25.000 dollari, li dà solo a certe persone, quindi non è che il prezzo aumenta di 25.000, aumenterà di 2.000. No, ci mancherebbe. Però secondo me la reazione è dovuta al fatto che veramente in questo caso lo hanno fatto senza un economista del college che gli dica ragazzi state attenti all'offerta. Cioè era una roba troppo assurdamente ignorante il modo in cui è stato fatto. No, era una forma di redistribuzione. È una forma di redistribuzione. Beh, insomma, è proprio inefficiente, Andrea, però. Sono d'accordo, però non è che... Un assegno, La reazione che ho visto è dai un sussidio di 25.000, vuol dire che aumenta il prezzo del caso aumenta di 25.000. No, c'è un'incidenza, c'è il fatto che i 25.000 non vengono dati a tutti, ma solo quelli che hanno, solo quelli che comprano. Quindi aumentano i prezzi solo di quelle case lì, che sono case di basso livello. Ma ne equilibrio. L'aumento del prezzo di quelle case non ha nessun effetto su di me, a parte che io affitto, ma non ha nessun effetto su di me. Quello che stai facendo è se stai buttando dei soldi e si compra case popolari, nel senso di in quartieri popolari, eccetera, eccetera, stai aumentando la domanda di quelle case in quei quartieri. E non è uno per uno, non è 25 per 25, ma ci siamo vicini però. No, neanche se vuoi, perché non hai capito. Allora. Il sussidio non viene dato a tutti quelli che acquistano quelle case, viene dato solo una piccola parte di quelli che acquistano quelle case. Dai, che poi dicono che gli economisti non vanno d'accordo. Che se sono case di basso livello, mi stai buttando la domanda. Piccolo aneddoto. Case lì è il problema. Sentiamo Gianluca. Aneddoto per tornare a quello che diceva Costantino in precedenza. L'anno scorso il governatore dello Stato di New York, una persona che non sopporto, però ha avuto questa idea, lei ha detto, ma abbiamo tutti questi i treni, no? I treni che vengono dalle periferie, no? E quindi noi cosa dobbiamo fare? Dare permesso di costruire case vicino alle stazioni di questi treni. Quindi c'è tanta gente che abita, che ne so, a Long Island, per esempio, che è tipo 40 km fuori, vicino alle stazioni, lasciamo costruire le case lì, no? Insurrezione in questi posti, insurrezione totale, ma assolutamente no, ma non ci pensare neanche, perché chiaramente se fai costruire le case, soprattutto i palazzi, e vengono i poveri non li vogliono, perché questi sono enclave di gente che sta più o meno bene, e chiaramente i poveri non li vuole perché puzzano ok, allora telefonata dal governo federale alla governatrice, lascia perdere, perché questi qui sono i due collegi che sono stati vinti dai repubblicani all'ultima elezione federale, e noi ne abbiamo assolutamente bisogno per riavere il controllo della Camera dei Deputati. Quindi lascia perdere, ma per l'amor di Dio, ma chi ti ha detto ste cazzate di fare queste cose qui? Ma sarà stato qualche economista idiota, ok? E quindi dal giorno all'altro, scusate, ho sbagliato. Ragazzi, mi state dando un quadro, mamma mia. Beh, tu dicevi che, giusto per completare il quadro, tu dicevi che l'economia va abbastanza bene. In realtà l'ultimo, non so se ne avete parlato, ma l'ultimo job report di venerdì scorso è abbastanza deludente. No, non l'ho letto, ma... Però, sai, ogni venerdì... Spiegatemi questa roba qua, perché sono, no, dai. Quanto brutto è sta roba.
quello lì è proprio perché... sembrava orrendo a guardare, però no, io non sono in grado di... Però dai, quello lì è proprio perché questa è un'altra, l'inefficienza del Bureau of Statistics a mettere fuori i numeri così a cazzo, cioè perché c'è stato allora il numero è orribile perché è venuto fuori un aumento dei posti di lavoro secondo l'establishment survey, che è quella che viene data alle imprese, un aumento di 12.000, sì. Che è esattamente zero, e quindi è niente, no? Zero. Okay. Però se tu leggi tra nelle note, poi dopo ti accorgi che numero uno c'è stato uno sciopero della Boeing, che è esattamente interessato tipo 300, più di 300.000 lavoratori. E il modo in cui raccogliamo i dati negli Stati Uniti, tutta questa gente, che era molti di questi che erano in sciopero, erano stati classificati come non occupati. Poi l'altra cosa, c'è stato l'uragano, due uragani in Florida, che ci sono tutta una serie di job, di posti di lavoro temporanei, che sono spariti per una settimana o due, perché chiaramente i ristoranti erano chiusi, e qui i ristoranti quando chiudono licenziano, cioè chiudono la non è come qui il ristorante sta chiuso per 12 settimane per un uragano, tutti i dipendenti a casa, poi casomai ti riassumiamo. Quindi questo 12.000 è il risultato non solo di queste pulsi, di questi fatti, però in maniera fondamentale. Tant'è che è naturale, cioè siamo noi che dobbiamo rivalutare, non è mica colpa del buon statistico. Però poi la headline è quella, Alberto, la headline del giornale è questo mese qua non è cresciuta l'occupazione, mentre invece se loro vedono 100, 200 mila in no, più. No, mi rendo conto, ma toccherà bene a chi legge queste cose, appunto. Ma anche qui facendo, ho letto il numero di 12.000, ho visto il mercato crollare, ho pensato, a me questa qui mi sembra una stupidaggine, io non lo so, ma non ha nessun senso. E infatti vedi che ho ragione, cioè, o comunque che almeno in parte ho ragione. Queste cose sono un po' così, però aspetta, cioè, al giornalista, all'economista che fa queste cose, spiegare come funziona. Però c'è, poi dopo, ma ce n'è un'altra, però, sempre nello stesso report, no? Perché questi numeri, onestamente, quando vengono fuori la prima volta, diciamo, sono soggetti a riclassificazioni notevoli. In questo caso, questi hanno riclassificato i due mesi precedenti al ribasso in maniera notevole. Quindi, i mesi, allora, questo numero qui, che è uscito a novembre, era per il mese di ottobre, hanno riclassificato settembre e agosto, che erano stati due numeri molto positivi al di là delle aspettative, e poi invece sono stati rivisti in maniera negativa, notevole. Quindi voglio dire, quella informazione più, diciamo, che ha importanza, diciamo, materiale, però è stata in qualche modo accantonata, no? Quindi cioè, la cosa è delicata, essenzialmente. No, perché quello che si legge adesso, l'ultimo report non l'avevo visto, e non sapevo del 12.000, che effettivamente è un numero, non è un numero, insomma, talmente trascurabile che non è un numero, è che comunque il mercato del lavoro mi pare che negli ultimi due anni stia tirando tantissimo. L'economia mi sembra solida, mi pare faccia un più 3, no, nell'ultimo quarter reale. Sì. Sono numeri interessanti. L'inflazione è scesa. L'inflazione è stata, esatto, è stata di fatto sconfitta. Quindi complessivamente mi pare che le cose non vadano troppo male. Si potrebbe quasi dire che vanno bene. Sono d'accordo. Secondo me il punto è sempre sulla distribuzione, nel senso, certo. No, io parlavo con i nostri studenti. E chiaramente qui dove lavoro io alla Stern Business School sono contentissimi, cioè questi sono tutti quelli che si laureeranno, molti di quelli che si laureeranno la prossima estate hanno già il lavoro, hanno già firmato i loro contratti, il mercato tira. Vabbè, mai mai capitato che non ce l'avessero, scusa, no, perché io vedo gli studenti nostri, cioè mai capitato che non avessero lavoro fino a non so se le nostre università siano rappresentative, insomma, dai. No, non lo sono, secondo me, appunto perché sperare che non lo siano, ragazzi. Non lo sono, appunto, perché, e poi soprattutto, cioè, onestamente, nonostante che
negli ultimi due anni, come dice Costantino, comunque si è tutti lavorato, anche i tassi di disoccupazione tra le, diciamo, le minoranze più vessate, sono tutti andati bene, però in termini di crescita dei salari reali è lì che si vede la differenza. Però sono hanno ricominciato a salire anche i salari reali, no? Senz'altro Alberto, senz'altro, però chiaramente secondo me, almeno a mio modo di vedere, no, tornando poi anche al discorso delle percezioni, no, cioè, loro vedono che comunque le differenze tra loro diciamo quelli che purtroppo non sono potuti andare a scuola, quelli che non hanno gli skill per lavorare, le differenze non si colmano, anzi. Secondo questo me tutto il vedono punto. Una cosa anche più a medio-lungo, cioè una volta appunto… il sentimento su come andava l'economia era molto a livello di ciclo, molto short, nel breve periodo, no? Cioè sto lavorando oggi, non sto lavorando oggi, aumentano i salari, non aumentano i salari. Adesso siamo in una fase di transizione dove se tu hai 50 anni e anche 40 anni e non hai un college degree, cioè lo sai che finisci male, che stai finendo male, lo sai, voglio dire, l'economia sta andando in una direzione per cui c'è una quantità di gente che nel medio periodo ha dei problemi seri, incluso dei giovani che vengono, no? Per cui io credo che molto di questo sentimento non sia se sto lavorando oggi e quanto sto, cioè alla fine appunto l'economia sta andando bene, è che nel medio periodo le persone hanno paura, giustamente, perché effettivamente sta cambiando un po' tutto e insomma sì, e poi appunto collegandoci a questo, no? Nei mercati finanziari adesso c'è una sorta di frenesia totale causata artificial intelligence, no? Cioè i numeri che si vedono che sono investiti, no? Si parla di cifre che fanno incredibili, no? Tutti sono citatissimi e chiaramente c'è più della metà della popolazione che si chiede, cioè a me a naso questa cosa qui non mi fa bene, cioè non fa bene a me, forse non fa bene ai miei figli, cioè aiuto, cioè. Quindi c'è uno scollamento sempre progressivo, secondo me, tra... Sono d'accordo, secondo me lo scollamento però non è nel breve periodo, cioè molti si chiedono com'è che l'economia è una meraviglia eppure la gente quando gli chiedi se è contento dice no, l'economia è una catastrofe, perché secondo me a differenza di una volta dove dicevano no, è ok, io adesso sto lavorando, va bene, c'ho no, adesso stanno pensando che non dura molto. È l'incertezza. Ma lo sanno anche, cioè non è solo l'incertezza, è anche il trend, cioè non dura molto, no, sì. Cioè, voglio dire, questa è la cosa. Aiutatemi su una cosa. Allora, quando sono stato in diverse trasmissioni per parlare delle aspettative, no, rispetto a queste elezioni, io a proposito delle politiche economiche prospettate ho sempre detto che quella di Kamala, tutta basata sulla spesa, come dicevamo prima, mi faceva più paura. Però ho anche sempre detto che ad una pessima politica estera, se proprio devo scegliere, mi tengo la pessima politica economica, perché il sistema produttivo americano è comunque un sistema dinamico, è capace di reagire, e quindi ha politiche economiche, diciamo così, un po' zoppicanti, alla fine si pone rimedio. Invece la politica estera oggi, in una fase come questa che stiamo vivendo, può avere effetti drammatici anche sull'economia. Io ho sempre risposto così, spero di non... Che cosa ne pensate? Ma sai, questi trade-off fra... Cioè, io non vedo il trade-off. Per me l'argomento contro Trump è, non voglio dire morale, un po' morale, un po' medico. Cioè io un malato mentale non lo voglio lì, indipendentemente da quello che dice sulla politica economica. Quindi non c'è il trade-off per me. È proprio un argomento, diciamo, chiamiamolo etico, appunto. Sono d'accordo, però sono d'accordo con Andrea che la cosa fondamentale è l'aspetto appunto medico, se vuoi, come dice lui. Però non è che c'è un trade-off, anche se non sei con Andrea e pensi che in realtà Trump sia molto intelligente, come dice lui, non è che c'è un trade-off. La politica economica di Trump è una catastrofe.
Non è che il trade-off è uno c'ha una politica estera brutta, quell'altro c'ha una politica economica brutta. No, entrambi hanno una politica economica che fa assolutamente schifo. Sì, sì. Trump c'ha una politica estera che fa paura perché è malato di mente. No, ma uno potrebbe voler dire, vabbè, cioè dal punto di vista dell'imprenditore tu dici, vabbè, abbassa le corporate tax, c'è un argomento per abbassare la corporate tax anche al 15, può essere ragionevole. C'è un'altra dimensione della politica economica di Trump che vorrei, che dipende dalla malattia mentale di Andrea, cioè lui è malato, la malattia mentale, di Andrea non ha nessun effetto sulla politica economica. Ecco, diciamo che ne parleremo un'altra volta. Esatto. La questione della Fed, la questione del controllo della politica economica, questa noi lo sappiamo, la gente non lo capisce, però io credo che è una di quelle cose su cui gli economisti sono quasi tutti d'accordo. Il controllo, la mancanza di dipendenza della politica monetaria, ma anche di tutte le altre politiche, la politica environmental, qualunque cosa, quella monetaria è cruciale, cioè quella roba lì è una roba che la sua corte, certo, che fa una paura infinita. Certo. Però c'è anche un altro aspetto che non abbiamo ancora toccato, che è quello della politica antitrust, della politica lì, soprattutto alla luce dei soldi che Musk sta immettendo nella campagna elettorale di Trump, no? Ci dà l'idea di quello che sarà la politica antitrust del governo Trump nel caso dovesse vincere. Lì sicuramente, secondo me, lì è proprio forse l'ambito dove le differenze sono maggiori, secondo me. Perché quella è effettivamente la politica antitrust è uno di quei pochi spazi dove per l'esecutivo negli Stati Uniti c'è una latitudine incredibile, nel senso che senza interpellare il Congresso, solo attraverso, diciamo, la volontà o meno di effettuare enforcement delle leggi che ci sono, c'è un cambiamento mostruoso nei risultati. Quindi al momento attuale, appunto, c'è col governo Biden sia il Department of Justice sia la Federal Trade Commission, che sono le due entità del governo che sono deputate all'enforcement delle leggi antitrust, stanno lavorando sodo. Poi dopo, che non so con quali risultati, alla fine però hanno lavorato tantissimo, e soprattutto grazie a quell'invasata che è Lisa Khan, che è a capo del Federal Trade Commission. Se dovesse vincere Kamala, secondo me continueranno così, e continueranno a portare in tribunale Google, Amazon e compagnia bella. Se dovesse vincere Trump, non solo non porta in tribunale nessuno, cioè lui definanzia tutto, chiude baracche e burattini, perché non ci... cioè, chiaramente, i suoi finanziatori sono chiaramente opposti, e a lui non penso che freghi nulla, in qualche modo. Invece lì, secondo me, quella mi sembra una partita importante, secondo me. Mi sembra una partita molto importante. Io mi sono convinto negli anni che sia Amazon che Google hanno delle posizioni monopolistiche che non sono sostenibili. Cioè, È importante questa cosa, in effetti. Cioè, appunto, fra le cose negative, della politica monetaria di cui parlavo io se ne parla, della politica antitrust se ne parla molto molto poco, e secondo me sono d'accordo con Gianluca, è un punto assolutamente fondamentale, e non è da escludere che i soldi tech siano entrati in larga parte anche nella politica oggi pro Trump, anche in larga parte per questo, perché hanno capito dove stanno andando i democratici alla fine. Se posso aggiungere una cosa se uno va a vedersi il sito dei democratici, effettivamente sul controllo dei prezzi, la headline è quella del controllo dei prezzi, così usando le regole. Però effettivamente ci sono due o tre punti sull'antitrust che appunto, insomma, sono per più esperti, che non fanno notizia, ma effettivamente c'è nel programma di Kamala questa cosa qua, insomma. E,
voglio aggiungere una cosa a quella che ha detto Gianluca. È vero che è importante quello che fa il presidente, diciamo, la politica, ma sull'antitrust conta molto anche le decisioni, contano molto le decisioni della Corte Suprema. Cioè, se tu vai a vedere la storia della Corte Suprema nel corso di 200 anni, ci sono dei cicli di maggiore enforcement e minore enforcement, perché i dettagli su cosa viene enforced poi dipendono dalla Corte. E anche lì la scelta dei giudici è mica, ha delle conseguenze enormi. Certo. E voglio dire, a scadenza mi pare che ci sia, cioè voglio dire, di anziani ce n'è rimasto solo Clarence Thomas. Quindi ce la teniamo sta corte abbastanza per un bel po', salvo eventi strani. Salvo packing the court. Yeah. Che non è politicamente fattibile per il motivo che dicevo prima, quello del Senato. Ragazzi, visto siamo in chiusura, così sì. Poi dopo vi lascio, però una cosa volevo ancora chiedervi. Oggi Trump ha detto in Pennsylvania, cioè ha fatto intendere che non riconoscerebbe una vittoria di Kamala. Adesso non voglio dire con la democrazia americana è a rischio, non voglio arrivare a dire quello, a ipotizzare quello, però come si mette se dovesse vincere Kamala? Se dovesse vincere o non dovesse. Vincere di poco, ma ci sarà un po' di casini, ma insomma, speriamo non tanti. Ci sarà visto la malattia di cui parlavamo prima. Ci sarà una battaglia legale, ovviamente, seria e importante, non c'è dubbio. E poi se Trump riesce a mandare la gente nelle piazze o nelle campagne dove stanno i suoi uomini, vediamo. Cioè, io credo che questa volta sia davvero importante, già successo altra volta, questa volta sia davvero importante garantire la struttura istituzionale del paese, no? Per cui, qualunque sia, perché poi se invece vince Trump abbiamo Antifa che va nelle piazze, insomma, quindi in una dimensione o nell'altra è assolutamente importante, io credo, spero che lo capiscano, insomma, è assolutamente importante questa volta dire la struttura istituzionale non si tocca, questo qua può parlare, dire quello che vuole, la struttura istituzionale non si tocca, quindi se ci sono casi di violenza, secondo me è assolutamente fondamentale reagire immediatamente a qualunque cosa. La gente non deve arrivare neanche vicino ai palazzi del governo, diciamo, o della legislazione. Si sente preoccupazione lì rispetto a questo? Sì, certo. Sì, tant'è che oggi ho letto che in ben tre stati si è messa in allerta la Guardia Nazionale degli rispettivi stati. Che per un americano è una cosa da brivido. Cioè, io mi ricordo una volta descrissi un seggio italiano a un americano e gli dissi, no, beh, tu entri, c'è il militare lì alla porta. E lui mi guardò, come il militare? In che senso? Nel senso che chiaramente al seggio c'è il militare. Il militare con la mitraglietta. Io ho fatto, quando ero militare, ho fatto la guardia ai cosi. Ma posso dire, cioè, Luca, tu, essendo tu a consigliarmi un podcast che si chiama Honesty di Barry Weiss, sì, lo sento molto. Hai sentito la puntata in cui c'erano i due che dibattevano, due repubblicani, uno che vota Kamala e uno che vota Trump? Vabbè, insomma, una puntata recente in cui cercava di mettere a confronto due repubblicani, uno che diceva assolutamente non è accettabile votare Trump, e l'altro che diceva ma no, tutto sommato, non voglio una con le politiche di Kamala. E tutto sommato i difetti di Trump ci passo sopra. Appunto, riguardo a questo, no, ai pericoli, cioè il punto di vista di questi ultimi è che tutto sommato anche nel 2020 l'ordine costituzionale è stato rispettato. Il loro punto di vista è questo, cioè c'è stato un processo adesso La cosa mi lascia un po' perplesso, insomma, perché il 6 gennaio effettivamente c'è stata una cosa abbastanza aberrante. E non solo, ma l'errore di Trump, se ci pensi, è stato quello di avere un vicepresidente che alla fine non l'ha ascoltato. Certo. Quest'anno ci metterà un vicepresidente che ha già dichiarato che non certificherebbe le elezioni in una circostanza simile.
Sono venute fuori queste nuove informazioni su quello che lui ha chiesto a Pence, al vicepresidente, che non era solo all'ultimo minuto di intervenire, cioè gli ha chiesto, gli ha cercato, prima gli ha falsificato i documenti che lui doveva firmare, cioè ha fatto vari tentativi proprio letteralmente di sovvertimento illegale, al di là del, alla fine, cercare di girare Pence dicendogli, insomma, vai e blocca tutto. Prima ha cercato di fregarlo, fondamentalmente. Cioè, loro avevano in mente una strategia, che è vero che non ha funzionato, ma hanno chiaramente in mente una strategia per sovvertire il risultato elettorale. Ce l'hanno anche questa volta in mente. Cioè, sì, guarda, sì. Io sempre a causa di questa puntata mi sono andato ad ascoltare, perché hanno menzionato una registrazione audio di Trump che cerca di convincere il Dipartimento di Stato della Georgia a trovargli i voti. C'è una frase famosa in cui lui stava discutendo con questi officials della Georgia e lui a un certo punto dice: bisogna trovare 11.000 voti, no? E ha fatto un po' scalpore questa frase, però nel podcast dicevano: ma andate ad ascoltarvi tutto il recording. Sono andato a cercare il recording, dura un'ora, ieri sera facendo da mangiare me lo sono ascoltato tutto. Cioè, c'è questo recording, questa telefonata fra Trump e due o tre personaggi della Georgia, insomma responsabili delle elezioni. È una cosa abbastanza allucinante ascoltare questo. Cioè, Trump è lì che dice: io ho vinto in Georgia. Cioè, per cui, cioè, non è che lui dice solo in un momento: dovete cercarmi questi 10.000 voti. Però è lì che cerca di convincere queste persone che lui ha vinto prima di tutto e che si sbagliano loro. E loro continuano a dirgli: no, guarda, ci sono state un processo giudiziale, abbiamo cercato. A un certo punto lei gli dice: ma se lei ha delle evidenze concrete, ce la dia, così la guardiamo. E lui continua con il suo discorso: no, ma io ho vinto, non c'è bisogno di guardare nessuna evidence. Cioè, ricorda la malattia mentale, se tu ascolti queste cose, è importante anche ascoltare tutta l'ora, secondo me, perché ti rendi conto che lui non ha nessun argomento, che lui continua con la sua strada e purtroppo la gente magari non ascolta queste ore di registrazioni, perché insomma queste, secondo me, sono le anime candide che conosciamo tutti negli Stati Uniti. Questi sono anime candide che credono che qua non succeda, che in tutto il resto del mondo possa succedere che l'ordine istituzionale così non regga. E qui invece per assunto regga. No? In quel caso, in questo caso qui, poi mi è venuta l'analogia in mente, no? Sai, se giochi in una partita di coppa e poi dopo vinci 1-0 e devi mantenere il risultato, fai un catenaccio per mezz'ora, gli altri beccano un palo e dici: ah, vedi, però ha funzionato. L'altra volta hanno beccato il palo nel 2020, però esatto. Però ci sono andati vicini. Anche secondo me è così. La metafora regge. Hanno beccato il palo anche però perché il sistema, cioè il palo era bello solido, Era bello largo. È stato bello solido, cioè, è stato pieno di repubblicani a partire da Pence, che, ho capito, c'è stato pieno di secondo tentativo, sai, hanno tenuto duro. Al secondo tentativo aggiusti la mira, insomma. No, cioè, è chiaro che stavolta chiunque ci sia intorno, loro gli è andata male allora, perché anche perché, come cavolo si chiama il nostro Pence, grande sindaco, ha perso la testa oggettivamente, anche lui, malattia mentale, è andato fuori di testa. Forse è stato più intelligente, più bravo, sarebbe andata molto meglio per loro. Non sono stati capaci di capire che non c'era più Giuliani con la testa. Comunque, però, insomma, scusa, una cosa: sottiene il 2000, l'anno 2000, Al Gore contro George Bush. Esatto, Florida. Margine strettissimo, va in mano alla Corte Suprema. A me vengono i brividi a pensare a quella. Sì, però in quel caso lì la struttura istituzionale ha funzionato. Cioè, ho capito che è andata male. Posso dire che ha funzionato male. Cioè, diciamo, siamo stati fortunati che alla fine, perché tu la conosci la storia del recount lì, perché sì, è allucinante, secondo me. Allucinante.
È allucinante, però c'è stata una procedura, la procedura è stata in qualche modo accettata da entrambe le parti, ha portato a un presidente che non aveva vinto, ma comunque che era pari, cioè a quel punto lì potevi anche, puoi anche dire che la procedura è di tirare la monetina, ha vinto Bush. Ho capito bene, Gianluca dice è stato Gore a reggere la struttura della democrazia. Gore ha retto molto bene, però non è che Bush, come dire, no, cioè stavolta sarebbe una cosa completamente diversa, cioè Bush ha cercato di manipolare la sua procedura, come ha sicuramente cercato di farlo anche Gore. Hanno mandato un miliardo di avvocati dentro la Corte Suprema, hanno fatto tutto quello che potevano e cioè hanno tirato una monetina. Allora io ero, come dire, disgustato da questo meccanismo. A guardarlo oggi mi sembra una meraviglia, onestamente. Cioè, darei qualunque cosa perché il risultato, se veramente è pari, dopodomani funzionasse così. Dove, la buttiamo a una qualche diavolo di Corte Suprema, certo, ci mancherebbe, quelli sono quella Corte Suprema orribile, ho capito, però è la Corte Suprema. Ha funzionato, cioè è il risultato di errori dei democratici che non hanno mandato via chi dovevano mandare via prima che morisse, la tipa lì. Obama che ha calato le braghe, cioè sono stati 3 o 4 errori democratici che ci hanno portato a sta Corte Suprema. Però questo qui è il meccanismo politico, non ci piace, però ha funzionato, è corretto, è preciso e adesso ci teniamo questi qua per 20 anni. Non lo so, io darei qualunque cosa perché funzionasse così. Magari spero la monetina vada dall'altra parte. Ma vabbè, oggi ho fatto un tweet in cui dicevi che sei moderatamente ottimista. Quindi io sono moderatamente ottimista. Io credo che sondaggi, dice, per gli ultimi sondaggi, che Camara vincerà martedì. Cioè non lo sapremo martedì. Sei ottimista grazie agli ultimi sondaggi, dici? No. Gianluca, sei preoccupato che ti porta sfiga? Dille sull'Inter queste cose qui. No, di che l'Inter vince, scusate, Coppa del invece ero preoccupato che l'Inter avrebbe perso oggi. Invece non abbiamo detto nulla, ma io abbiamo preso un gol all'ultimo minuto che è stato cancellato, è stato annullato fortunatamente. Non so se abbiamo tempo, ma avete visto questa storia abbastanza allucinante del tipo che si è comprato 50 milioni di contratti per il trading market? Yeah. Questa è una delle ragioni per cui Costantino, non so, ne avete mai parlato? No, questo non lo so. Praticamente è stato, qualcuno ha scoperto che in uno dei betting markets 4 account hanno piazzato qualcosa come 30 milioni di, hanno acquistato 30 milioni di titoli, l'equivalente di 30 milioni di dollari di titoli, essendo appunto valutati a 60, insomma, creerebbero una vita, se vince Trump prendono 50 milioni. Poi qualcuno è andato a investigare sta cosa, siccome in quel mercato particolare si accede solo con cripto, e non si può nemmeno accederci dagli Stati Uniti, insomma, è illegale, qualcosa del genere. Qualcuno poi ha scoperto dalle varie chat che è riuscito, insomma, a contattare il personaggio che ha fatto questi acquisti e ha scoperto dal modo in cui parla, l'analisi del testo, che questo dovrebbe essere francese, e poi ci ha parlato anche, ci ha chattato, insomma, ma non si sa ancora chi è. Comunque questo qua, insomma, pare che sia stato un personaggio che effettivamente pensava che il prezzo del titolo di Trump fosse troppo basso e quindi ha investito. Ah, quindi per farlo salire ha fatto questa. Ma c'è stata una manipolazione effettivamente, diciamo, attiva del prezzo, perché appunto qualcuno si chiedeva come mai i sondaggi sono così abbastanza vicini al 50%, ma se tu guardi i titoli, almeno fino a un paio di settimane fa, il prezzo di Trump era circa 60 centesimi sul dollaro. Comunque io voglio dire che io ho comprato Kamala a 38 e adesso vale 51. Vendi. Non lo voglio dire, okay? Che sia chiaro. E la settimana scorsa, no, 6 mesi fa, Vittorio a un certo punto, mio figlio mi ha chiamato e mi ha detto: papà, danno Kamala 38, io compro. Io ho comprato anch'io e siamo a 51. Okay? Sì. Va bene, che dite? Ci vediamo, riusciamo a vederci fra qualche giorno quando abbiamo il risultato? Facciamo, eh?
verso fine così della vediamo se porto sfiga. Vediamo. Quanta sfiga porto. All'Inter porto sempre sfiga, poi adesso vediamo. C'è Gianluca che sta soffrendo, il suo toro. Gianluca sta soffrendo, ma io se sono l'unico che lo dice e poi ci ragiono, divento il Nuriel Rubini dei prossimi 10 anni, quell'unico che ha anticipato la grande, che ha capito, cioè divento, no, è per quello che ci gioco. Lui ha anticipato la recessione, cosa cazzo ha anticipato Nuriel, non mi ricordo più, ha anticipato qualcosa e ci ha guadagnato per 20 anni. È quello del 2008? Del 2008. Io ci provo, ragazzi. Sì, l'ho detto ogni anno fino a che è successo. E io lo dirò ogni anno, io sono moderatamente ottimista. Prima o poi vinceranno anche i democratici, cosa dobbiamo fare? Va bene, grazie. Spero, bravo, penso che abbiamo dato delle informazioni utili per farsi un'idea. Grazie, ci vediamo presto. Ciao. Stai bene, Costantino. Ciao. Un abbraccio. Ciao.